Questa settimana, per quanto concerne lo sportello del cittadino, vogliamo dedicare tutti o quasi tutti i nostri appuntamenti alla questione Ilva, all'ennesima beffa, al decreto, all'ottavo decreto salva Ilva e quindi ammazza Taranto. Vedete che beffa che si è verificata. Da un lato i magistrati, il GIP ha convalidato il sequestro di AFO2, e dall'altro lato il governo Renzi ha varato un decreto e ha detto ce ne freghiamo dei magistrati, noi variamo questo decreto e dobbiamo salvare l'Ilva a tutti i costi. Infatti il decreto prevede che nei casi di aziende di rilevanza strategica nazionale sottoposte a provvedimenti cautelari da parte della magistratura, il provvedimento non impedisce la prosecuzione dell'attività d'impresa purché l'azienda presenti in termini stringenti un piano per l'adozione di misure aggiuntive in materia, ad esempio, di sicurezza del lavoro, d'intesa con l'autorità giudiziaria e sotto il controllo di INAIL, Vigili del Fuoco e altri. In buona sostanza, cosa dice il decreto? Tu Ilva puoi continuare ad inquinare, noi la magistratura la blocchiamo, la freghiamo, tra virgolette, facciamo questo decreto, tu Ilva ci dai qualche garanzia sulla sicurezza, ti impegni a fornire misure di sicurezza e noi ti lasciamo produrre, perché la produzione, signori cari, per il governo Renzi è molto più importante della salute. Se poi tante anime di Dio muoiono all'interno dello stabilimento a causa di incidenti e muoiono all'esterno per l'inquinamento, poco importa, l'importante è produrre. Signori, avete capito cosa fa il governo Renzi? Noi tarantini siamo condannati a morte, noi tarantini siamo bestie da macello. Meditate, cittadini, e per cortesia, non fatemi parlare da solo, protestiamo tutti, insieme, civilmente.